Il signor Martino, va bene, Franco Martino. No, la cosa che mi ero... esponente del comitato, diciamo, della difesa dei pantanizi, così ci chiamiamo. No, la cosa che a me sorprende, anche l'intervento però del signor Scaffò, su cui non voglio interloquire, non era. Era su questa questione. A me la cosa che ha sconvolto in questo periodo, e lo dico sinceramente, il sindaco da mesi che era preoccupato più sulla BP che sulla SICA. Abbiamo avuto molti incontri, lo devo dire. Disponibilissimo, non è che adesso devo difendere l'amministrazione, non sono qui per questo, però nessuno di noi pensava, onestamente, compreso il sindaco, posso dirlo, no? Che ci fossero le sostanze che poi sono uscite fuori. E la cosa però che adesso, cioè quindi la cosa che più ci ha sorpreso era questo fatto che quando sono arrivati questi documenti, che sono, il sindaco ha detto io so dove sono, mi ricordo una volta, detto io so dove sono, in quale falcone si trovano, in quale ufficio si trovano, sono stati fermi per 12-13 anni adesso. E quando poi sono arrivati, noi abbiamo scoperto che sostanzialmente ci sono due aspetti. Uno, che ci sono l'equivalente di 77 sostanze o rifiuti, perché non siamo tutti sostanze, c'è un po' di tutto. Se volete vi do, ho dei fogli, ve li posso passare, ho un paio di copie per chi li volesse. Di cui alcune però sono cancerogene, sono teratogene, sono tossiche. Ammazzano il feto, sono esplosive. Ma io parlo della SICA. No, sto parlando della BP, mi fermo alla BP. No, no, la SICA arriva poi dall'altro cocktail, come di più, di sostanze, ve le diamo successivamente. Quindi la cosa che mi sorprese, però la cosa che più mi sorprese, poi finisce, lo so, questo vuol dire, è perché nel 1998, l'ha detto Scaffò, la giunta regionale di allora ha dato un'autorizzazione a smaltire in un paese come si deve, ma bravo. La fabbrica potrebbe essere la migliore del mondo, nessuno ne vuole discutere. Cioè, autorizzare un laboratorio di sperimentazione, perché poi è rimasto sperimentale, scusate, nel momento che poi non è più partito, quel coso noi ci siamo trovati in quelle sostanze. Cioè, la giunta regionale del 1998, non so perché hanno autorizzato a smaltire rifiuti pericolosi contro terzi, e questo è il dramma. Cioè, non è la questione che nel 98 dovevano smaltire le sostanze, l'ha detto anche lui, quindi non dico niente di nuovo. Le sostanze prodotte finiscono e la sostanza l'ha portata fuori, e lì ci siamo trovati tutto quello che ormai si sa. Quindi lì la giunta regionale allora ha autorizzato che si deve diventasse l'immondezzaio di tutto il Sud Italia. Grazie. Franco, vuoi parlare? Sì, sì. Allora, la parola a Franco Martino. Ma io una cosa da dire, io tra l'altro vorrei vedere queste due foto, sono state fatte ieri per farvi capire la vicinanza che vuole, che vi faccio girare, le avete date dall'MD, tanto per essere chiaro, ad avere un'informazione precisa. Queste sono le foto che abbiamo preso ieri, che non è la prima volta, si vede, guardate che è l'unico posto dove si vede la distanza, la distanza che c'è tra le case e la SICA. E chiaramente chi ci abita, ci sono le persone, se rendono conto che io non so parlare di compatibilità o incompatibilità. Ma io per un motivo volto a parlare, io sono convinto, lo dico, non so chi è il dirigente della SICA, quindi ci si può anche discutere liberamente. La SICA rispetta i termini di legge, quindi nessuno può accusare che la SICA non abbia rispettato i termini di legge. Quindi tutte le analisi che loro abitualmente fanno sono regolari. Nessuno può dire niente. Il problema però consiste in questo: se volete, le cose molto semplici si fanno così. Uno a un certo momento va su internet e prende, detto per inciso, le schede che si trovano in giro, dalle diverse ditte anche farmaceutiche. Io ho fatto, io, Pino e altri, mi hanno fatto questo lavoro banale. Se volete poi ve li do, ci sono, ho una copia per ogni consigliere, che se qualcuno lo vuole ve li do fra poco. E però c'è sempre questo, tra i livelli stabiliti dalla legge, che la SICA li rispetta, quindi niente da dire, e quelli che poi fanno effetti, cioè il problema c'è sempre quello, tra chi è quello che stabilisce attualmente la norma di legge e quelli che poi si sviluppano. Allora, loro hanno delle sostanze, di cui uno particolare, che scusate, il solfuro, l'acido solfotidrico, che in pratica ha una particolarità, che anche questo abbassa sostanze, quindi inferiore a quello che stabilisce la norma di legge, sono cancerogene. Quindi non è una questione che la SICA non le rispetta, perché altrimenti uno dice, cioè ci sono delle sostanze che automaticamente, e non lo dico io, lo dice l'Università della California,
lo dice di fare attenzione anche un opuscolo che io ci trovo banalmente, se si perde tempo, lo dice l'ASL, scusate, della Toscana. Cioè questi dicono, stiamo attenti che certe sostanze sono pericolose, quindi a basse sostanze. Ci sono alcune sostanze particolari, su cui mi soffermo perché poi non volevo intervenire dopo, ma lo dico adesso. Ci sono le cosiddette composti organici volatili. Questi sono quelle sostanze da cui c'è il benzene, lo sappiamo tutti, che portano cancro. Ma non è colpa, io continuo a dire, l'altro giorno discutevo su un social, il problema è grosso, e lo diceva pure stranamente il signor Scaforno, lo chiamo in questo senso. La chimica è pericolosa di se stessa, ma voi avete mai preso il famoso alcol etilico a casa vostra? Provate a guardare l'alcol etilico. Ci sono le sostanze, c'è pericolo. Qualsiasi cosa noi prendiamo a casa nostra di per se stesso sono pericolose. Bisogna stare attenti, mettersi i guanti, non ingerirlo. Quindi di per se stesso è una situazione in cui non è che la fabbrica sì che è cattiva, è perché la chimica è questo particolare, che qualsiasi sostanza si tocca, e particolarmente quelli di carbonio, è una cosa paurosa. Se voi ci sono centinaia, 400 sostanze a base di la benzina, che sono di per se stesso pericolose, che tendenzialmente, quando non sta attento, portano il carbonio a basse. Quindi questo è da là. Loro usano, quindi si chiamano i coeterni. Ci sono l'acido solfinico, poi ci sono altre sostanze che emesse nell'aria agiscono a livello ambientale. Quindi quando vuoi le pioggiacide. Poi ci sono le PM10, sono quelle particelle. A livello base, sono 10 perché sono piccoli, 10 da non, scusate, ho scelto di sbagliare, che in pratica questi fisiconi sono così piccoli, si disoccupano facilmente. Per essere più semplici, sono quelle sostanze che nelle grandi città chiudono il traffico. Quando si dice che a Torino ha chiuso il traffico, è perché ci sono le famose particelle piccolissime, perché queste portano poi bronchite e queste cose qui. Quindi questo è le sostanze che escono da questi anzi. E qui, scusate se sono lungo, però forse su questo che il problema più grosso, secondo me, quello è drammatico. Quello della PP è drammatico e su questo, scusate, faccio questo inciso, noi non staremo fermi. Cioè deve essere chiaro, abbiamo un ottimo rapporto con l'amministrazione, neanche noi non staremo fermi. La proposta che facevi tu va benissimo, qui lo dico non per me, non per tutti, cioè la gente deve cominciare a muoversi. Quando si dice tutto si deve, dipende dall'opposizione, con i cittadini poi va benissimo, io non ho difficoltà, con i cittadini bisogna che certamente qui si ripeglia tutto perché è invisibile la situazione. Tornando adesso sulla questione della cosa, quindi ci sono queste sostanze, c'è l'acido solfinico, ci sono l'ossido di azoto, sono tutte sostanze, se volete ve li passo così e sono più complete. Sono sostanze che sono le stesse pericolose, come tutte quelle sostanze che escono da qualsiasi fabbrica. E questo è il problema che noi ci troviamo. In più, in quella fabbrica, io credo che lavorano tutti con i scafandri, perché lì ci sono le altre sostanze che loro manipolano, che sono le stesse pericolose, ma non è perché la sigla è cattiva, è perché gli stessi utilizzano l'acido solfotrico, usano acido poliedrico, il metacrilico, sono sostanze che sono di per se stesso pericolose. Non le dico, se volete vi leggo qualcuno, ma poi le leggerete voi. E volevo fare una piccola, così se è necessario, limite qualcuno me lo chiede, così essendo loro siamo altri di nostro. Io sono andato a vedere una cosa particolare e ho scoperto che nel frattempo la SICA, i documenti che sono in comune, che sapete che vi ho chiesto di averli, quindi ho chiesto l'accesso agli atti, quindi sono andato a leggermeli, e la SICA nel frattempo ha cambiato il sistema di produzione, ha fatto 2 o 3 passaggi. Dal 2007 al 2008, 2011, 2013 è quello particolare e poi il 2015. Quello su cui soffermarsi è il 2013 e il 2015. Sono dagli atti che li ha congelati anche la SIC, quindi niente di particolare. Quello che si è modificato, che hanno modificato anche il processo produttivo, perché hanno messo altre sostanze. Queste altre sostanze che stesso creano ancora altre nocività. Si chiamano biocidi, che sono loro li dicono sostanzialmente perché gli servono per migliorare il prodotto. Allora, nel frattempo hanno cambiato pure il sistema di produzione, invece di avere 2 camini ne hanno 3, in cui il terzo serve per la miscelazione. Anche questo produce le famose polveri, anche questo produce sostanze, quindi il terzo camino che ha fatto produce anche questo, emette nei limiti di legge, quindi nessuno ne sta discutendo, siamo sempre chiari, nei limiti di legge producono sostanze che sono pericolose. Qual è il problema? Nel 2013, stranamente, dopo questa modifica, c'è stato un intervento dell'ufficio igiene
del comune di Saturno perché residenti si lagnavano che lì c'era della puzza, moltissima puzza, è casuale, non sto dicendo, però solamente la prima lagnanza, dopo il 2004 l'intervento che avete fatto voi, dopo c'era stato Canale, uno nel 2004 è intervenuto poi pure voi, è intervenuto Sasà Albanese, c'erano stati questi residenti, quindi avevano chiesto nel 2013 l'intervento, invece sono tutta chiusa così. Nel 2013 stranamente dopo la modifica sostanziale, termine tecnico, nel senso che hanno modificato l'impianto produttivo e il sindaco su questo è abbastanza esperto, introducendo il terzo camino, è iniziato questo tipo di crisi. Nel 2015, l'ultimo atto, prima che voi vi insediaste, era il 18 maggio, l'ho visto oggi, l'ultima richiesta dell'ingegnere addetto della fabbrica o del perito che loro fanno, avevano chiesto di cambiare i materiali che si usavano, quindi hanno aggiunto materiali che sostanzialmente hanno aggiunto altre sostanze pericolose, diciamo pericolose nel senso della manipolazione, poi e che mettono altre sostanze. Ma la cosa che poi finisce, poi faccio la cosa che mi ha sorpreso, loro l'altra volta dicevano, ma qualcuno ha detto, ma noi abbiamo l'autorizzazione a Cerano di Novara, hanno una fabbrica quasi simile, e qui bisogna stare attenti. C'è questi residui che loro qui producono. Hanno due diversi impianti, uno per produrre i polimeri di acrilici che poi servono per produrre gli additivi per i cementi, quindi sono due diversi prodotti, non è il caso che prima fanno uno, sospendono la produzione e poi iniziano l'altro. A Cerano, dove sono stati autorizzati, ma bisogna anche vedere dove si trovano, non a 70 metri come dicono loro dalle case, a Cerano non producono queste sostanze che escono, producono i polimeri additivi, producono adesivi poliuretanici che sono completamente diversi. Ma non è il problema, è che lì, in quell'impianto, il famoso H2S lì non viene, quel prodotto cancerogeno, e se volete ciò gli altri vi consegno una copia, quel prodotto lì non esce da quei camini, c'erano 10 camini, ma il famoso H2S di là non esce, questo, quello che è più cancerogeno di quella fabbrica non esce. E l'altra cosa, così finisco questa parte poi chiudo, è che la cosa strana qual è? Che l'ARPAGAL del Piemonte, sulle sostanze più pericolose, gli dà dei limiti molto più bassi, li rispettano più a Reggio Calabria, non sto dicendo l'Africa del Sud, però stranamente se da noi sono 110, il famoso COP, il composto gasolato, lì li impongono i 20, quindi stranamente non si riesce a capire perché lì devono smaltire massimo 20, qui l'ARPAGAL di Reggio Calabria gli dà 110 e così gli altri, c'è un'altra sostanza che è dato 350 ma devono abbassarla a 150, quindi se andate a fare questo confronto si scopre che saranno che sono più attenti, diciamo questo discorso, quindi non è una cosa seria, perché io mi provo, io sapete, la qualche anno sono più in capo presidente, ci sono cresciuto, sono nato, venivo d'estate, vivo spesso, perché stranamente quando si sentono le voci, dice ma qui quando vai, ma adesso o tutti hanno scoperto che sono i tumori, le leucemie a Siderno, oppure sono comparsi, ma io non sto accusando, virgolette, né la BP né la SICA che stanno portando i tumori, sarebbe una stupidaggine questo qui, chiaramente, cioè, non ci sono le verifiche, la cosa che manca è questo, cioè, bisogna insistere perché capire cosa uscirà, perché quando fanno gli studi, il famoso studio dei registri che ancora non sono attivi a Reggio Calabria, fanno loro delle matrici, matrici tra le sostanze che escono e le malattie che ci sono. Quindi tanto per capirci, il polmone dipende da sostanze, le malattie tiroide, polmone, reni e vescica sono associate in parte alle produzioni industriali e poi al fumo, sembra che il fumo tra l'altro sia uno delle componenti più fondamentali che interviene in questo, però alcune malattie, alcune leucemie, alcune malattie che si sa con noi sono associate alla produzione industriale, quindi non è automatico, quindi continuo a dire, non è possibile dire che la SICA sta ammorbando cose, se non si. E finisco, lo diceva prima all'inizio, scusate perché io sto stringendo quello che ho in testa per stringere i tempi. Il problema grosso che abbiamo noi, quando la conferenza dei servizi, se non sbaglio il servizio tecnico di valutazione della regione, aveva posto dei paletti, corretto o meno non lo so, io non sto discutendo se quelli qui volevano tartassarli, eccetera, ma lì hanno detto voi dovete rispettare 20 o 22 prescrizioni. La risposta, quindi anche su questo, la risposta della
giusta, credo, da Rita, dal loro punto di vista. Noi certe cose non le possiamo fare perché qui non sono permesse, qui non sono concesse, qui c'è, e su 3-4 divisi sono, a noi non ci conviene. Cioè, il discorso che è uscito fuori, se basta che presenti i documenti, è uscito fuori questa cosa e dice no, è incompatibile con le nostre finanze. Allora, io dico, ma cosa non è? Cioè, tenete conto che la SICA 17.000, l'ultima cosa, peccato, si è cresciuta, è aumentata, ha acquisito altre aziende, compreso l'Axi negli ultimi anni, a 17.000 dipendenti. Ora, scusate, io credo che una multinazionale a questo livello, dire che non si fa a sostenere i costi per garantire la sicurezza di un paese, perché non stiamo parlando di pantanizzi con sale limate, perché siamo a due passi, perché alcune sostanze sono volatili nell'aria. Non è acqua, c'è anche il problema dell'acqua, lì sono sostanze che vanno nell'aria, gli acidi, sono cose che vanno nell'aria, non si fermano a pantanizzi, non si fermano a limare. Se c'è un vento forte, attraversano tutto. Allora, se una multinazionale tipo questo ha problemi di garantire la sicurezza di una popolazione che non è poca, io credo a questo punto che sia una cosa da fare. O si sposta la fabbrica, o dobbiamo spedire i cittadini. Ora, io credo che non ci sono scelte. Il che non sto dicendo che la sigla luce, cioè è incompatibile proprio la chimica, cioè non è possibile che in alcune zone, che era residenziale, quelle foto che vi ho fatto lì, sono case che sono da 110 anni, che sono prima della PP, cioè quelle case, io ci sono cresciuto da giovane, andavo alla casa di Pino quando ero ragazzo, quando ero studente, perché li frequentavo a Torino. Lì quelle case sono sempre esistite, se andate a vedere ci sono case ruderi, vecchie, qui non era una zona libera dall'industriale. Cioè non ha senso quando hanno autorizzato nel 2004 l'impianto di nuova fabbrica, perché c'era già la cosa, non aveva senso, perché le fabbriche chimiche, è scritto nell'articolo 15 del regolamento attuativo, è scritto che in quella zona non dovrebbero esserci sostanze di consumo chimico. Allora nel 2004, dopo l'esperienza, poco prima che forse esplodesse la BP, adesso i tempi non lo ricordo, quando già c'è questo grosso problema a autorizzare, io non voglio accusare la giunta di non mi interessa, non mi interessa la polemica, io sinceramente non mi interessa, io non al momento sono anche presentato, qui ci abito da mesi, non so se siete problemi legali, ma è un problema, voglio dire adesso da tanto perché, però ci vivo, l'anni, il problema a me non interessa accusare il sindaco dei Lorghi forse. Allora, quando è stata fatta quella scelta, in una zona che si riteneva che c'era un forte rischio con la BP, ha utilizzato una nuova fabbrica chimica prima che fosse smaltita, perché il sindaco di allora sapeva che la BP era stata smaltita in parte. C'è un articolo della Riviera dell'ottobre, lo dico, dell'ottobre del 2004, in cui rispondeva alla vostra interrogazione, in cui diceva stiamo tranquilli perché ci sono produzioni a freddo, che vabbè, poi secondo me adesso non vuole essere cattivo, ma uno dice che quando si mettono insieme sostanze chimiche non c'è nessun tipo di prodotto diverso, lì lo sa qualsiasi persona che quando si mette sodio e cose, il cloro necessario, quindi qualsiasi cosa ma ci modifica, non è che ci voglia molto dire. Quindi affermazione, lì si sta tranquilli, le sostanze sono a freddo, tenete presente che le sostanze attualmente, poi finiscono, le sostanze quando sono nei reattori arrivano a oltre 170-200 gradi, quindi nel reattore non esterno, prodotto con l'impianto di riscaldamento arrivano a 170-200 gradi. E queste sostanze, sto per finire, queste sostanze stanno per ore a quella temperatura perché devono fare. E lì esce un discorso molto semplice, chiaramente. Non sono sostanze a freddo. Forse la fase degli additivi sarà a freddo, la parte finale del prodotto piccolino, ma la parte dei polimeri ci usano sostanze molto, molto. E allora c'è ancora tipo questo discorso. Tu hai detto giusto, la fabbrica forse è sospesa ancora, io non lo so. Tra virgolette che è stato grazie anche a voi, grazie anche a noi perché abbiamo un po' sollecitato, dobbiamo dirlo. Cioè, se è stata sospesa perché la Rizzo, possiamo prendere atto, la Rizzo deve essere tenuta in modo duro su questa parte. Fin quando non c'è l'autorizzazione, io sospendo la produzione. Perché è stato scritto nel 2015, questo si riferiva Damoche, nel 2015 la SICA per anni non presentava, io posso dare delle decisioni, non vorrei essere scortese con nessuno, però nel 26 gennaio del 2015 la Regione chiedeva sostanzialmente che presentasse la documentazione. La SICA molto non ha risposto, poi è stata un'altra sollecitazione sempre ad agosto, fin quando poi, perché avevo concluso questa pratica, fin quando poi, dopo, non vedo il vostro intervento, dopo i nostri solleciti, chiaramente anche noi, la
Rizzo e Terremoto e hanno sospeso la produzione, che è stata ripresa, visto per finire che è stata ripresa per 15 giorni, se non sbaglio, ma per quale motivo? Perché si dicono che è tranquilla quella valle. No, è stata ripresa la produzione per smaltire i materiali, perché è scritto nella richiesta te stessa della SIC, nell'istanza che voi avete del 2 settembre, è scritto testuale che quei materiali non possono rimanere nei reattori perché sono, creano pericolo anche per la sicurezza e per l'ambiente. Quindi dire che quella fabbrica è una fabbrica tranquilla, io starei attento, anche se rispetto tutte le norme. Mi ricordavo, l'AIA era stata richiesta nel 2007-2008. Non si capisce perché poi non è andata avanti. C'è una richiesta della regione su sollecitazione dell'ACSI, distinguiamo, anche se mi va fino al 2011-2012, la SAI è intervenuta dopo. C'era stata già una richiesta dell'AIA del 2007-2008, quindi per anni non c'è stato mai questo processo che è andato avanti. L'unica cosa che, sorge, che si trova nei documenti è che in questi anni la SIC ha avuto una riduzione all'emissione nell'atmosfera provvisoria semplicemente 60 mesi, quindi è andata avanti per anni, quindi proprio per evitare poi ci siano contestazioni, se no non è vero, non abbiamo riduzione. L'altra volta abbiamo sempre provvisoria, quindi ha avuto produzione 6 mesi, ogni tanto nei vostri documenti si trovava, perché è difficile leggere tutto, non tomi così, della produzione temporanea, non provvisoria, perché provvisoria e temporanea di 6 mesi, andava avanti 6 mesi per l'emissione delle cose. L'unica autorizzazione è iniziata nel 2011, quindi fino al 2011 la fabbrica è andata avanti, diciamo, in modo provvisorio. Ecco, finisco, aspetti tecnici, l'aspetto fondamentale è possibile sopravvivere in questa situazione. Qualcuno mi dice, sono usciti gli ultimi dati dei tumori e si dimostra che la Calabria ha bassi tumori in rapporto alla popolazione. C'è una cosa particolare. Io questi giorni sono uscito a leggere l'ultima proposta dell'AIRTUM, che è l'Associazione Italiana dei Registri dei Tumori e l'Associazione Italiana Medici Oncologici. E lì c'è un problema particolare. In Calabria i tumori sono bassi perché i registri, c'è solo quello, l'unico riconosciuto, è quello di Catanzaro. Cioè noi abbiamo 4 o 6 quanto sono le province, ma l'unico registro riconosciuto è quello di Catanzaro. Tutti gli altri, non si sa se raccolgono i dati, bisogna verificarlo. O li analizzano, però l'unico accreditato a livello internazionale è quello che sta, quindi faccio dire che in Calabria ci sono dei tumori a livello basso, io spero che siano ancora più bassi, non è che uno si augura che siano aumentati, spero che siano quelli reali, e che non esiste un registro di tumore, a Reggio Calabria non esiste, non è accreditato, non è riconosciuto, non lo fa, non si lavora, non si riesce a capire perché non escono questi dati. Cioè, quindi su questo, quando ci siamo bassi, bisogna stare attenti, perché i dati sono sempre dei, quindi la richiesta fortissima che funziona, che è uscita anche prima, che funziona il registro di tumore, io credo che il comune debba spingere in questo senso, perché a Sederba ci sono le fabbriche, credo che ci sono pure le antenne, perché ci sono anche le antenne, ci sono tanti problemi, quindi per questo continuo a dire non possiamo associare tumori, SIGA, BPI, che sarebbe una scorrettezza, fin qua non ci sono i dati. E non è un caso che qualcuno chiedeva, tra le prescrizioni che chiedeva, scusate che sono mi dilungo e finisco veramente, tra le prescrizioni che chiedeva la conferenza di servizio, il servizio tecnico di votazione, chiedeva se ci fosse un altro ulteriore strumento di controllo, perché il problema grosso non è controllare i singoli capelli, sarebbe importante che vedere se le reazioni che vengono tra le diverse sostanze che mettono, perché spesso le sostanze quando si incrociano, scusate la battuta, si incontrano, le reazioni che vengono tra diverse sostanze creano altre sostanze che potrebbero essere più pericolose, quindi tra più acido, quindi non è un meccanismo facile la chimica, come si diceva prima, come dice qualcuno, ma tanto chi è fortunato e chi è sottratto, dice che chi è fortunato se i soldi si ricordano, ma chi è sottratto non vuole morire. Thank you.